In questa video lezione continueremo lo studio del movimento umano. In altre lezioni abbiamo già visto come il movimento è possibile grazie al nostro apparato locomotore composto da ossa e da muscoli. E proprio la contrazione dei muscoli scheletrici determina il movimento. Perché avvenga tale contrazione, abbiamo già visto, devono essere soddisfatte alcune condizioni, come la presenza di molecole di ossigeno nella fibra muscolare. Ossigeno che si trova nell'aria atmosferica, che viene introdotto all'interno del corpo umano dal nostro apparato respiratorio. Inoltre, queste molecole di ossigeno saranno trasportate alla fibra muscolare grazie al nostro apparato cardiocircolatorio. Bene, ma perché avvenga la contrazione dei muscoli scheletrici non è sufficiente che vi sia la presenza di molecole di ossigeno, ma la fibra muscolare deve giungere un impulso nervoso grazie appunto al sistema nervoso e di questo ci occuperemo in questa video lezione. Vedremo in altre lezioni che oltre all'impulso nervoso e alle molecole di ossigeno, il muscolo perché si contragga deve avere a disposizione un composto energetico che deriva dagli alimenti che noi introduciamo. Qual è il ruolo del sistema nervoso? Possiamo dire che il sistema nervoso controlla e regola il funzionamento di organi ed apparati, anche se noi ci occuperemo in modo particolare della contrazione muscolare riferita al movimento umano, appunto. Il sistema nervoso centrale è costituito dall'asse centrale del corpo, cioè dall'encefalo, quello che è contenuto nella scatola cranica, e dal midollo spinale, che vediamo qui raffigurato. Al sistema nervoso centrale fa seguito il sistema periferico, cioè che ha delle diramazioni che partono dal sistema nervoso centrale verso tutte le altre parti del corpo. Lo vediamo in queste immagini. Il sistema nervoso centrale abbiamo detto che è dato dal contenuto della scatola cranica e dal midollo spinale. Bene, dal midollo spinale, vedete, si irradiano tutti i nervi periferici che andranno ad innervare tutti i diversi muscoli del corpo umano. Questo è il sistema nervoso periferico. Ma da cosa è costituita la cellula nervosa? Cioè tutto il sistema nervoso è costituito da fibre nervose chiamate neuroni. Vediamo qual è la costituzione del neurone. I neuroni hanno un corpo, come qualsiasi cellula, comprendente un nucleo, qui raffigurato. Dal corpo si diramano i cosiddetti dendriti, vedete queste diramazioni che hanno origine dal corpo della cellula nervosa prendono il nome di dendriti. Poi vediamo qui una lunga coda che prende il nome di assone e la parte terminale dell'assone vede delle altre ramificazioni che vedremo meglio dopo. Vedete, l'assone è rivestito ha una forma quasi di salsicciotto, è rivestito da una guaina mielinica, si vede meglio in questa immagine, vedete, questo è un rivestimento mielinico che funge da isolante. Noi possiamo paragonare il nostro sistema nervoso ad un impianto elettrico vero e proprio, e quindi come i fili elettrici dei nostri impianti, delle nostre abitazioni, sono rivestiti dalla gomma che funge da isolante, e così i nostri nervi sono rivestiti per evitare dei cortocircuiti dalla guaina mielinica. E qui ritroviamo il nucleo con il corpo dell'assone e i dendriti. Dall'altra parte invece vediamo i cosiddetti bottoni sinaptici. Questi bottoni sinaptici, vedete, richiamano le dita di ET, fungono da interruttori chimico-elettrici e permettono il passaggio dell'impulso nervoso da un neurone all'altro. Vedete, questa freccia sta ad indicare la direzionalità dell'impulso nervoso che ha origine nel corpo del neurone e viene trasmesso verso la parte terminale
quindi percorre l'assone per giungere ai bottoni sinaptici, ma vedremo meglio dopo la sinapsi. Le fibre nervose, quindi tutti i neuroni, sono riuniti in fasci e costituiscono i nervi. Nervi che possono essere di due tipi: nervi motori, legati alla contrazione muscolare, e nervi sensitivi, legati alle diverse sensazioni. Quindi i nervi motori, vedete, hanno origine, qui anticipiamo già qualcosa, in una parte del cervello, cosiddetta area motoria, poi scendono giù lungo il midollo spinale, questa è una sezione del midollo spinale, per arrivare poi alla fibra muscolare. Una volta che l'impulso nervoso, che ha origine nell'area motoria, giunge nella fibra muscolare, il muscolo si contrae e si ha il movimento. Invece i nervi sensitivi raccolgono delle informazioni dall'esterno del nostro corpo o dall'interno, in questo caso dall'esterno, un'informazione tattile che ci avverte che il nostro piede è stato punto da qualcosa. La sinapsi, dicevamo prima, è un interruttore chimico-elettrico che consente il passaggio dell'impulso nervoso da un neurone ad un altro. Questo, vedete, è la parte terminale dell'assone, il lito di ET che vedevamo prima. Questa è la fessura sinaptica, cioè una zona vuota tra un neurone e l'altro. Qui invece abbiamo la spina dendritica, e cioè il dendrite di un altro neurone. Quindi l'impulso nervoso giunge, che abbiamo visto la sua direzionalità, giunge in questo bottone sinaptico, deve passare al neurone successivo, cioè nel dendrite dell'altro neurone. Come avviene questo passaggio? Vedete che qui sono raffigurate delle vescicole sinaptiche. Sono delle vescicole che contengono una sostanza chimica cosiddetta neurotrasmettitore. E cioè il neurotrasmettitore consente la trasmissione dell'impulso nervoso. Nel caso della sinapsi legata al passaggio dell'impulso nervoso che giungerà poi ai muscoli, il neurotrasmettitore è la cosiddetta acetilcolina, ma lo vedremo meglio in una immagine successiva. Quindi, per dire della sinapsi, è un interruttore chimico elettrico che consente il passaggio dell'impulso nervoso da un neurone all'altro. Come? Nel momento in cui l'impulso giunge nell'assone terminale, nel bottone presinaptico, si ha la liberazione di acetilcolina. Questo diventa un neurotrasmettitore, cioè come mettere una goccia d'acqua tra due fili elettrici. L'acqua è un conduttore e quindi la corrente elettrica passerà da un filo all'altro. Così avviene qui, anziché dell'acqua. Così avviene tra due neuroni, anziché dell'acqua si libera questo neurotrasmettitore, acetilcolina, che consente il passaggio dell'impulso da un neurone all'altro. Una volta che l'impulso è passato nella spina dendritica, cosa avviene del neurotrasmettitore? Viene riassorbito, cioè ritorna nelle vescicole, fino al prossimo impulso nervoso, che riavvierà il processo di conduzione, come abbiamo già detto. Ritorniamo all'anatomia del sistema nervoso centrale. Come è fatto? Lo vediamo in questa immagine. L'encefalo. L'encefalo innanzitutto è rivestito dalle meningi, sono delle membrane che rivestono il cervello. Il cervello è questa parte, vedete? Il cervello, così come è strutturato oggi nella specie umana, è il prodotto dell'evoluzione della specie umana stessa. Questa parte superficiale, vedete, la corteccia cerebrale, si è sviluppata nell'uomo negli ultimi 500 milioni di anni. Inizialmente vi era solo questa parte più interna del sistema nervoso, cosiddetto cervello rettiliano. Rettiliano perché è presente ancora oggi nei rettili. Poi nell'uomo si è evoluto, in altre specie animali si è evoluto, ma molto meno. Il diencefalo, vedete, è
dato dal talamo e dall'ipotalamo. Sono appunto dei centri nervosi che sono alla base del cervello. Il cervelletto, invece, il cervelletto lo troviamo qui, alla parte posteriore, verso la nuca del nostro sistema nervoso. Poi abbiamo il tronco encefalico. Il tronco encefalico è questo, costituito dal bulbo e dal ponte. In questa regione, se ricordate, lo abbiamo detto parlando dell'apparato respiratorio, vi sono i centri nervosi che regolano appunto il respiro. Questa zona bulbo-pontina, appunto. Andiamo avanti. Il cervello ha un peso intorno a 1,5 kg, 3. Ha un sistema, possiamo definirlo di ammortizzazione, lo vedremo meglio in una prossima immagine, il cosiddetto liquor. È composto da due emisferi che sono messi in comunicazione dal corpo calloso, quindi due emisferi comunicano. E poi la parte più esterna è costituita, come abbiamo già visto, dalla corteccia cerebrale. Ecco, qui vediamo il liquido cefalorachidiano, il liquor che dicevamo prima. Vedete che tra la scatola cranica e il cervello vi è un canale nel quale appunto scorre questo liquido cefalorachidiano, questo liquido che ha una funzione sia protettiva, come dicevo prima, di ammortizzatore, ma apporta anche delle sostanze nutritive alle cellule nervose. I due emisferi, questo è un cervello visto dall'alto, vedete, è composto da due distinti emisferi che comunicano tra loro da un corpo calloso, come abbiamo già detto. Ecco, il corpo calloso possiamo vederlo bene in questa immagine che abbiamo già visto precedentemente, è questo qui, che mette in comunicazione i due emisferi. Ma ritorniamo a parlare della corteccia cerebrale. È composta da una sostanza grigia ed una sostanza bianca. Presenta delle circonvoluzioni. Troviamo delle aree sensoriali e delle aree motorie, anche altre aree, ma noi ci occuperemo parlando del movimento solo di queste due. Ci sono anche delle aree associative. Ma vediamo meglio. La sostanza grigia e la sostanza bianca. Se noi facessimo una sezione, così come nell'immagine del cervello, vedremo una parte più superficiale, che è la cosiddetta sostanza grigia, questa qui, la parte più esterna, una parte più interna invece della sostanza composta da sostanza bianca. Le circonvoluzioni si vedono molto bene in questa immagine, anche in altre che abbiamo visto precedentemente. Visto che qui vengono riportati i lobi, vedremo che la corteccia cerebrale si divide nel lobo frontale e nel lobo temporale. Il lobo frontale è appunto legato alla parte anteriore della fronte. Il lobo temporale, qui abbiamo corrispondenza all'orecchio. Un lobo occipitale, siamo nella parte della nuca, e un lobo parietale. Ogni parte della corteccia cerebrale ha una sua specializzazione, e cioè quelle che noi interessano sono due le parti della corteccia cerebrale. Questa è la corteccia motoria primaria, da qui partono, vedete? Qui partono tutti i neuroni che condurranno l'impulso elettrico a tutti i muscoli del corpo umano. È la corteccia somatosensoriale o sensoriale primaria. E qui invece giungeranno tutti gli impulsi nervosi dei nervi sensoriali, cioè tutte le nostre sensazioni tattili, visive, uditive, cinestesiche, raccolte dai recettori e attraverso i nervi sensoriali, giungeranno in questa zona del nostro cervello. L'area motoria è denominata anche area 4 e da quest'area partiranno tutte le fibre che raggiungeranno i muscoli e comporranno la cosiddetta via piramidale. Ma della via piramidale continueremo a parlarne in una prossima video lezione.